Questa nuova puntata di Parola in Cammino. Eh, questa sera parleremo di un tema veramente molto interessante. Eh, lo faremo con eh, un ospite d'eccezione, con Giancarlo Sardini, che si è occupato da, da molti anni di eh, formare un, di creare una scuola di, eh, di andinismo sulle, proprio sulle Ande, in Perù, per formare dei giovani pastori dargli una prospettiva per il futuro, insegnandogli un mestiere che è quello delle, delle guide di montagna. Eh, lo faremo anche questa sera insieme a Paolo Piacentini. Ciao Paolo. Ciao. E ciao. lo facciamo ovviamente con, eh, con Giancarlo Sardini. Buonasera Giancarlo. Ciao. Buonasera, ciao. Allora Giancarlo, come... Prima domanda, partiamo proprio da, dalle origini di questo, di questo progetto Mato Grosso e della, della Scuola di Andinismo. Da, da dove parte? Qual è l'origine di questo progetto? Come, come è nato tanti anni fa? E come si è sì. finito in Perù, soprattutto? Il progetto dell'operazione Mato Grosso, cioè, si tratta di, una, vabbè, di uno slancio giovanile nato agli Arbori nel 1967, i primi ragazzi... Sono partiti su una nave, hanno attraversato l'oceano, sono arrivati in una missione eh, a Poscioreo nella regione del Mato Grosso per questo che si chiama Operazione Mato Grosso. E poi questi 22 ragazzi, eh, diciamo guidati da padre Ugo De Censi, che è stato il fondatore, pian piano hanno costruito, hanno saputo costruire negli anni quello che è attualmente l'Operazione Mato Grosso, che ha più di 50 anni di storia e di vita. Di attività eh, sulle sugli altipiani dell'america latina quindi tra bolivia Perù, ecuador brasile poi adesso abbiamo anche due missioni anche negli stati uniti a baltimore per cui il nostro specchio di azione eh, raccoglie eh, diciamo accoglie più che raccoglie eh, tantissime realtà di povertà quindi povertà estreme povertà di abbandono, di indigenza, eh, abbiamo costruito ospedali. Prima di fare la scuola di guida abbiamo costruito gli ospedali, costru fatto delle scuole di accoglienza per bambini orfani, eh, aperto fanatrofi, aperto eh, luoghi dove i poveri potevano venire a mangiare a mezzogiorno, quindi delle mense, abbiamo costruito l'oratorio delle Ande, abbiamo avviato, abbiamo nel senso quando dico abbiamo, eh, parlo dei giovani volontari dell'operazione Mato Rosso. Non parlo di me, ma parlo di tutti i ragazzi che in tanti modi hanno iniziato ad aiutare. E poi, a un certo punto di questo cammino è stata come un'evoluzione in cui a un certo punto ci si è resi conto che per i ragazzi anche locali era bello lanciare un'avventura, quindi un'avventura sulle loro montagne, quindi fargli apprezzare quello che magari. Fino ad allora per loro era solo freddo fame, e lassù non mangiano le mie mucche, le mie pecore non possono pascolare perché sono solo ghiacciai e sono anche, i ghiacciai sono anche fonte di pericolo, perché ogni tanto ci sono delle valanghe che in effetti la valanga del 1971 ha raso al suolo tutta la città di Yungay, quindi creando anche 25.000 morti. Insomma, per cui la gente era abbastanza eh, lontana dal pensare che sulle montagne poteva, tra virgolette, ricavarci un, un lavoro per poter vivere. Però l'avventura è stata proprio questa, dai che costruiamo un rifugio, dai che facciamo un rifugio, Il rifugio met, fa, eh, ospitiamo i turisti, raccogliamo i soldi e questi soldi poi li utilizziamo per sostenere i vari progetti che abbiamo, quindi sostenere l'ospedale di Chacas, sostenere l'ospedale di Anama, sostenere la casa dei bambini. Io adesso cito dei nomi che magari alcuni ascoltando capiranno e non capiranno, poi dopo eh, nel, nell'arco della trasmissione magari cercherò di spiegare meglio alcuni, alcuni posti. E poi, eh, quindi questa esperienza di vita eh, sulle Ande ha portato a, a, a inventare la costruzione dei rifugi. Prima i rifugi. E poi subito dopo, vedendo ovviamente le capacità dei ragazzi che non erano solamente dei semplici portatori, ma potevano diventare anche de delle vere e proprie guide di montagna, ci siamo convinti, in questo caso io e il padre Ugo abbiamo letto e cercato di tradurre quello che poteva essere una, una, una fonte di lavoro per questi ragazzi, una fonte dignitosa e allo stesso tempo ridare tra virgolette, agli Andini le loro montagne, quindi farli diventare i protagonisti della loro terra. Quindi evitando la migrazione di massa che ormai tutti i popoli del Terzo Mondo soffrono e parecchia gente scappa dai, dai loro luoghi per cercare un Eldorado che non c'è più e quindi cercare di valorizzare nei loro territori, e dandogli una prospettiva di lavoro locale dignitosa, è stata la grande scommessa. Prima avevano iniziato ad aprire le scuole di intaglio del legno e di scultura, poi hanno aperto le scuole per mosaicisti, per, per vetristi, eh, per le ragazze con il lavoro del tombolo, la maglia, insomma eh, le infermiere, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto c'è stata questa, diciamo così, questa intuizione. Della scuola di Andinismo e siamo partiti nel 97 con io e la mia famiglia con l'intenzione di eh, inizialmente fare, dare una prospettiva di lavoro ai ragazzi. Non c'era un progetto vero e proprio alle spalle della nostra partenza dall'Italia, però poi pian pianino abbiamo costruito quello che, che oggi è quello che poi è diventato. quindi la scuola di guide, le guide poi formate anche dall'Unione dall Internazionale, dalla UIAGM poi la costruzione del centro di andinismo dedicato a Renato Casarotto legato alla, alla gestione dei rifugi, insomma c'è stata una, una, una crescita esponenziale ecco. Ma all'inizio diciamo queste eh, popolazioni che vivevano sulle Ande in queste, in queste località sostanzialmente erano proprio escluse un po' dal, eh, dal mondo del, del turismo, degli alpinisti, che magari sì. arrivavano già in zona. Loro vivevano comunque sì. eh, di allevamento, quindi non avevano, erano sì. completamente fuori da, da, sì. dal turismo, dalla montagna, dalle attività di montagna. Sì, diciamo dunque, eh, nella, eh, facendo un distinguo no, per, per spiegare. Allora, la Cordigliera Blanca è lunga più o meno 180 km, partendo da Conococia dall'inizio della, della vallata e arrivando in fondo al Ciamparà, che è l'ultimo diciamo, villaggio della Cordigliera Blanca, cioè l'ultimo ghiacciaio della Cordigliera Blanca. In questo spazio... La cordigliera è divisa, cioè divide in due, due vallate, la vallata della Wailas, che è la vallata diciamo, più battuta tra virgolette dai turisti, e la vallata del Conciuco, che è quella che resta dietro la cordigliera Blanca, che è la meno battuta, la meno conosciuta, la meno visitata eh, per ragioni diciamo così, logistiche, cioè essendo più vicina la zona della cordigliera della di waras è più servita con i mezzi quella zona di quella zona del calicon di wylas quello diciamo che resta in questo caso alla mia sinistra e eh, quindi la, la le popolazioni della zona del calicon di wylas qualcosa del turismo avevano già un po' masticato perché i turisti arrivano a Huaras, che è la capitale diciamo così, del turismo di questa zona, come potrebbe essere Kathmandu parlando del Nepal per capirci. Quindi, la gente arriva a Huaras, a Huaras ci sono un po' di agenzie locali, qualche guida improvvisata. Ci sono già delle guide della Unione Internazionale, lì in città, che sono state formate dagli svizzeri nel, dal 79 al 90, quindi c'è già un gruppo di guide locali. E loro un po' il monopolio, un po' l'attività la gestivano loro in questa cittadina qui. Quindi arriviamo noi con questo progetto, con questa idea di formare nuove guide di montagna tra, astraendole dai pastori, cioè non prendendo il figlio dell'avvocato, il figlio del dottore, il figlio eh, non lo so di quello che ha, i distributori di benzina per capirci. C'è cioè, gente che sta già un po' bene, ma cerchiamo di prendere. I ragazzi più poveri e avviamo e costruiamo questa scuola di andinismo cercando tutti i permessi necessari dal Ministero dell'Educazione peruano cosa che fino ad allora non esisteva tant'è vero che le guide formate dagli svizzeri dal 79 al 90 avevano solo il titolo della UIAGM dell'Unione Internazionale cioè il carnet il famoso castigliano c carnet in italiano sarebbe una specie di um, passaporto, diciamo così, ecco, eh, come guide, però non era avvallato dal titolo nazionale. Quindi, quando noi apriamo la scuola, il Ministero dell'Educazione dice, caspita, ma come mai non avete il titolo, eh, voi non avete studiato le materie, diciamo così, necessarie per diventare guide e siete diventate comunque guide. Per cui anche le guide di Waras, dopo un paio di anni copiando tra virgolette un po' quello che stavamo costruendo noi, riescono anche loro ad ottenere il permesso per creare questa, la, la scuola riconosciuta dal Ministero dell'Educazione, cosa che avalla anche un principio, non solo che la guida deve essere capace ad andare in montagna, scalare, eccetera, ma avvalla anche il principio che comunque la guida deve avere un minimo di diploma deve aver studiato, quindi deve conoscere l'orientamento, conoscere la storia, conoscere la geografia, conoscere al limite anche una seconda lingua o anche una terza, insomma, avere un, un minimo di base culturale. E quindi abbiamo costruito questa scuola con eh, i, i permessi del Ministero dell'Educazione, ci abbiamo messo, credo, due, forse tre anni ad ottenere tutte le... Tutti i vari timbri e le varie, e le varie diciamo, categorizzazioni di questa scuola in maniera legale, e siccome il Ministero non aveva mai dato l'ok okay per un istituto di formazione di guida di alta montagna, ci sono voluti dei tempi canonici, quindi presenti i documenti, vai a Lima, parla col Ministro dell'Educazione, spiegagli cosa vogliamo fare. Questo qua si confronta con gli altri ministeri insomma è stata una cosa un po' prolissima la procura, però alla, fine, alla fine ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta e grazie a quello che diciamo siamo stati un po' la corazzata cotionski per capirci di questo progetto tant'è vero che poi le stesse guide di waras quelle che erano già state formate dagli svizzeri ma che non avevano il titolo nazionale anche guida di 45 40 da 46 anni col che è, si sono messe d'impegno per studiare per, per ottenere comunque il diploma che il diploma non ce l'avevano eh, di per sé no, lui agm è un titolo tra virgolette anche in perù onorifico cioè non è non ha un valore eh, lavorativo perché il, chi ti permette di lavorare in perù è il titolo che ti dà la nazione. Quindi, eh, non so se mi sono spiegato. Sì, no. no, ma io volevo dire, eh, siccome anche in Italia ci sono: nel mondo delle guide alpine, ci sono alcune che riescono a lavorare tutto l'anno e quindi a, a trarne diciamo un beneficio economico effettivo, poi altre che si devono un po' rabbattare, insomma, no? fare varie attività. Eh, Lì in Perù con questa situazione siete riusciti addirittura a creare delle condizioni, diciamo, lavorative per cui riescono a vivere alcune, almeno solo di questo, solo facendo quest attività. Sì, allora, questa attività. Magari allora, allora sì, questa è una bella domanda molto interessante. Adesso la spiego, eh, vi spiego per capirci il, il salario. Medio di un professore per capirci, no? Così da qui partiamo e capiamo quanto effettivamente una guida di montagna in 4, 5, 6 mesi riesce a raccogliere del suo lavoro. E un professore normalmente guadagna di media sui mille soles al mese, 1000-1200 soles al mese, in dollari, cioè scusate in euro sono 400 500 euro 400 bisogna dividere per 3 per capirci una guida de, di montagna al giorno al giorno se fa delle montagne complesse tipo alpamayo Wascaran, ciopicalchi ehm, arteson racu chiaracu eh, dico dei nomi jerupa irishanka eccetera eccetera può guadagnare anche 150 180 dollari al giorno quindi proporzione professore proporzione guida se una guida è in gamba in cinque mesi quattro mesi fa raccoglie un bottino che Dura tutto l'anno, ma, ma questi, ma questi ma, no, perché il, quello che guadagnano non dico che equivale, ma insomma è abbastanza vicino a quello che è quantomeno le, le, le somme che può guadagnare al giorno un accompagnatore di media montagna. Non dico una guida alpina di, di altissimo livello che ti porta sul cervino però è, ecco, per esempio, un accompagnatore di media montagna sul, sull'Appennino prende intorno ai 150 euro al giorno, ma esatto, non esatto. essere. E quindi, sì. insomma, è una bella. Quindi, significa questo, però, è perché accompagnano persone che vengono dall'estero sì. per la maggior parte dei sì. casi principalmente arrivano dall'Italia, dalla Francia, dall'Inghilterra, dall dalla Germania, dalla Spagna, dagli Stati Uniti. qualcuno dall'Australia. Adesso qualcuno arriva anche dal Brasile, dalla parte più diciamo più economicamente migliore del Brasile e poi vengono i cileni anche mm -hmm. i cileni sì quindi c'è un mercato abbastanza I cileni hanno, hanno una buona, i cileni hanno una buona capacità di spesa Insomma, riescono anche vabbè quelli che vengono lì magari i sono cileni per... dipende 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 noi abbiamo avuto a che fare con studenti I studenti non è che ci hanno chissà quanti soldi però Diciamo nel mucchio di quelli che arrivano in Perù ci stanno anche i cileni, che comunque stanno molto meglio del vicino Perù, della vicina Bolivia. Il Cile è tra, le, tra le, gli stati diciamo, dell'America meridionale che sta ad un livello abbastanza alto rispetto agli altri, ecco, agli altri stati. Per economia, per come si è sviluppato, forse anche per la, una, per, per la stessa fascia di territorio che occupa questa lingua di terra lunga ma stretta. Quindi diciamo che i cileni non stanno male, ecco. Rispetto, Quindi... rispetto, rispetto, dopo ci sono sacche di povertà anche in Cile, eh, perché per carità di Dio. Come, come ci sono sacche di povertà in Italia, come ci sono dappertutto, ci sono delle sacche di povertà, ecco, Giancarlo. Ma quindi diciamo che questi ragazzi, primi diciamo che hanno, si sono formati con, con la scuola, per loro è stata veramente una svolta nella vita. Ci cioè, hanno avuto anche l'opportunità di farsi delle famiglie, di cioè, saranno cresciute delle comunità intorno a queste, queste scuola. Sì, noi praticamente. Quando abbiamo iniziato, che è uscito diciamo il primo gruppo di ragazzi formati da noi, il padre Ugo ci disse di comprare un terreno. Quindi abbiamo scritto in Italia ai gestori dei rifugi della Val Formazza, che sostengono le missioni dell'operazione Amato Rosso, per chiedergli un contributo per comprare un terreno, un terreno abbastanza grande di 6.000 metri. Sul quale abbiamo costruito davanti il centro di andinismo dedicato a Renato Casarotto e dietro le prime dieci case dei, delle prime dieci guide di montagna, diciamo i primi che hanno iniziato con noi quando ancora facevano i portatori alle prime spedizioni e per tre anni, tra virgolette, hanno fatto il tirocinio, stando eh, stringendo i denti, aspettando che ci dessero l'autorizzazione. Per aprire la scuola di guide, quando ci hanno aperto la scuola di guide, questi ragazzi sono entrati di diritto nella scuola. Altri poi hanno fatto gli esami, hanno fatto un piccolo esame, un piccolo test per poter entrare nella scuola. Ma se vi racconto il test, vi mettete proprio a ridere perché il test era quante galline hai? Quanto è grande la tua casa? Quanti fratelli siete? Quanti porcellini d'India avete? se avete ancora il papà e la mamma e eh, lo scrivere il padre nostro il testo del padre nostro sul, sul, sul foglio quindi un test tra virgolette che non c'entrava nulla con l'aspetto fisico della montagna, tant'è vero che io continuavo a dire al padre Ugo ma facciamogli fare un test anche di corsa vediamo la resistenza 100 metri, 500 metri li portiamo in montagna un giorno vedo e lui mi ha detto no, no, quelle robe le farai dopo, tu intanto prendili per il grado di povertà che hanno. Quindi il criterio che abbiamo adottato facendo entrare i ragazzi nella scuola di guide non è stato le loro capacità fisiche, che poi si sono rivelate tali, ma è stato il grado di povertà che avevano. Più erano poveri, più aumentava il punteggio per poter entrare nella scuola. E recentemente, tre o quattro mesi fa, ho trovato il, il quaderno con gli appunti di tutti i primi ragazzi che abbiamo fatto il test, diciamo, per entrare a scuola. E erano mi sembra 150 ragazzi anche di più, che poi non abbiamo potuto fare entrare tutti, ma ne abbiamo fatti entrare solo 33. Poi, dopo, ovviamente, c'è stata un'altra scrematura che è quella della montagna, ovviamente, perché poi non è che poi solo. Eh, basarti sulla povertà e sul pietismo e il buonismo, cioè in montagna, deve essere anche forgiato con delle capacità. E anche quelle, perché poi prove, sono... anche perché le prove tecniche, anche perché eh. le prove tecniche per essere riconosciute nel internazionale eh. saranno no, le stesse no. delle, delle guide alpine: quindi, assolutamente, assolutamente. Quindi loro, tra l'altro, eh. sì, tra l'altro, loro nelle prove tecniche avevano anche tre scalate a 36.000 che vabbè in cordigliera eh, fai quello e poi tutte le prove su ghiaccio, su roccia le sicurezze, insomma i nodi, insomma sono una serie di prove e quindi facevano il, te il primo test era di 45 giorni il primo anno e già lì alcuni sono tornati con le pive nel sacco di questi 33 ne sono tornati una ventina aspiranti, guide e gli altri non sono passati l'esame quindi questi qui già l'anno successivo abbiamo detto, guarda, questa carriera per te non, non, non è valida. Non vi dico i pianti, non vi dico eh, tutti i patemi d'animo, ma no, ma perché voglio tentare ancora. Però eh, io capivo che per loro era come raggiungere l'Eldorado entrando in una scuola gratuita di guida di montagna, anche se non si rendevano ancora conto di cosa voleva dire a livello di soldoni, a livello di professione. No? All'inizio avevano sempre gli occhi sbarrati che si, guardav si guardavano in giro capivano o non capivano. Poi col tempo hanno capito, quelli che poi sono diventati guide, hanno capito e di conseguenza i loro genitori, le loro famiglie, i loro fratelli, eccetera, eccetera, hanno capito che questa professione è un vero investimento. Per alcuni è stato veramente un investimento. Che ovviamente è stato appagato dal fatto che poi loro sono diventati dei professionisti veri e propri della montagna, a tutti gli effetti. Ma poi per la loro formazione veniv venivano in Perù anche molti volontari, dal volontari dall'Italia? Sì, sì, sono venute delle guide dall'Italia, all'inizio è venuto Adriano Greco, Renzo Turri, poi subito dopo è venuto... Ehm, Valerio Bertoglio di Torino, e poi è venuto Franco Michieli, e poi Valerio Gardoni, insomma ne sono venuti una, una serie, adesso nomino quelli diciamo più assidui. Luciano Colombo è venuto tanti anni, e, bravissime persone, molto brave, e mi hanno aiutato molto, mi hanno affiancato, dove non arrivavo io arrivavano loro, bravi, proprio bravi. tutto su base eh, Franco Michele e gli altri sì. hanno fatto tutto su base volontaria, ovviamente. Tutto su base creato. volontaria, si pagavano loro il biglietto, noi gli davamo ovviamente da, vito alloggio e poi venivano e stavano lì. Normalmente questi che ho citato stavano giù un mese all'anno, quindi a turno c'era una staffetta. Prima arrivava uno, poi arrivava l'altro, poi arrivava l'altro, per cui io avevo sempre lì con me almeno una guida che mi aiutava. Una guida, un esploratore o un canoista, e quindi si è creato un bel giro di queste. Queste persone mi hanno aiutato parecchio. Sono quelle che poi io ho scelto quando abbiamo fatto la spedizione in, eh, che si chiamava Perù Patagonia 2006. Siamo partiti dal Perù affittando un bus con 20 posti e siamo arrivati giù fino in Patagonia, alla Terra del Fuego, a Ushuaia. Con eh, 14 ragazzi nostri guide, che al tempo erano appena diventati guide, e eh, questi, questi, ragazzi, questi volontari eh, che mi hanno aiutato. Tra i, tra i quali c'era anche il padre Antonio Zavattarelli, che è un ottimo scalatore molto, molto in gamba. Anche lui adesso è in Bolivia e lui sta tentando di tra formare sullo stile di quello che abbiamo fatto noi in Perù. Sta, lui sta aprendo una scuola mista, ragazzi e ragazze alla professione di guida di montagna, però deve, sta tribulando un po' perché ovviamente devi avere, eh, diciamo, il riconoscimento del, dello Stato eh, boliviano del Ministero dell'Educazione sull'aprire un istituto di questo tipo e mh, mi, mi pare di aver capito che non ce l'ha ancora, quindi ha trovato un escamotage aprendo una succursale di un'università del turismo e attraverso quello riesce a fare qualche, qualche cosa di simile non ai, ai il livelli timore. Ma scusami no dicevo c'è anche il timore di una sorta di competizione magari con quelle già, che già esercitano ma saranno pochissime quelle che già esercitano in ma Bolivia. no in Bolivia, in Bolivia sono molto poche mi sembra che sono non arrivano a 20 non arrivano a 20 sono state formate eh, se non sbaglio, se non sbaglio, eh, perché non vorrei dire una cavolata, mi sembra che quelle boliviane sono state formate dai francesi. C'è andato giù qualche guida francese all'inizio e, e ha iniziato, ha innescato un po' questa miccia. In Perù, quelle che citavo prima della UIAGM di Huaras sono state formate dagli svizzeri. Gli svizzeri hanno, hanno messo dentro un bel po' di, di soldi, per il capitale. E hanno formato questo gruppo, questo nocciolo duro delle guide, diciamo le prime guide della UIAGM. Penso che fosse il progetto ambizioso da parte degli svizzeri, perché erano le prime guide della UIAGM di tutta l'America meridionale nel 79. Poi, quando abbiamo iniziato, quando abbiamo aperto la scuola, la scuola proprio riconosciuta al ministero, anche loro. Da Waras si sono un po' accorti che gli mancava un pezzo del loro, della loro formazione, ma questa è una storia che è venuta dopo. Giancarlo, in... eh, Prego. Eh, Scusa, no, se ti ho interrotto, eh, ma volevo chiederti una cosa che tu in realtà mi avevi già detto, in tutti questi anni avete formato, mi dicevi, solo il primo anno più di 100 ragazzi e poi gli anni successivi immagino che saranno stati forse anche, anche di più. E ci sono stati molti episodi diciamo, particolari in questi anni eh, di, di formazione con, con tanti ragazzi che sono passati per la scuola. Però mi, mi raccontavi una, una volta di un, di un ragazzo che aveva battuto un record nel salire su una, su una montagna, l'aveva fatto diciamo, in, eh, in modo particolare. Diciamo, no, non con tutti i mezzi tecnici più all'avanguardia, se possiamo dire così, ce lo sì. puoi raccontare. Sì, eravamo in questa spedizione perù Patagonia 2006 e siamo partiti. Come dicevo, da il sogno è nato nel 2005, eravamo in giro con Bertoglio in tenda. E Valerio ha cominciato a dire: Bisogna che portiamo i ragazzi in Patagonia, dobbiamo fargli conoscere la Patagonia. Dobbiamo fargli conoscere la Patagonia. Poi dopo li portiamo sulla Concaua, perché è importante che conoscano anche la Concagua. E poi di lì cominciamo a parlare con il eh, padre Antonio, poi parliamo con eh, altri, altri amici, insomma, non sto qua a citarli tutti, se no l'elenco diventa lungo. E alla fine, eh, a, a, a gennaio del 2006, mi dicono dai, che cominciamo a organizzare, organizziamo, dobbiamo partire. E no, scusate, alla, alla, gli, ho sbagliato le date. Comunque, al, gli, agli inizi del 2006 partiamo con questa spedizione. Eh, partiamo da Marcarà, quindi da questo villaggio a 2760 metri di altezza, otto ore di strada per arrivare a Lima e poi chilometri e chilometri di Panamericana per arrivare prima in Cile e poi giù alla Terra del Fuego e durante questo viaggio avevamo stabilito delle tappe. Quindi e la prima tappa diciamo così era raggiungere El Chalten eh, dove c'è la base per il Serrottore, il Fitz Roy eh, la la Guidelès la Poinsenot eccetera eccetera e lì installiamo il primo campo base e ci fermiamo più o meno dieci giorni i ragazzi scalano queste montagne si misurano con queste montagne perché non è la stessa cosa scalare Pareti di roccia verticali e scalare montagne piene di neve come potrebbe essere il Huascaran, che anche se è 6700 metri, l'altezza è molto di più del del, del Fitzroy, per dire che è un 3000 e qualche metro. Per cui, però, la, la, la tecnica sulle pareti di roccia è completamente diversa. Quindi i ragazzi lì vedo che fanno un po' fatica a muoversi in questo ambiente come che non è proprio il loro ambiente. Però si divertono, eh, scalano varie montagne, cerchiamo di, di spingerci anche sul Perito Moreno, eh, poi torniamo indietro, perché pioveva, insomma, un bufere di neve, e alla fine da lì scendiamo giù fino a, a Ushuaia, sempre col bus, a Ushuaia entriamo nella vallata del Carabajal, ci dividiamo in tre in tre gruppi. Ogni gruppo ha una montagna dedicata da scalare. Ah, lì montagne sono da 1600-1500 metri molto basse. Ne scaliamo una in fondo alla Lavata del Carabajal, lì ci eravamo un po' guida, lasciati guidare da, dal libro Ande Patagoniche di padre Alberto Maria De Agostini, molto bello il libro, molto interessante. Così dove c'è questa vallata. Che lui descrive guardandola dal Monte Olivia, però poi non, non è mai entrato in questa valle. Quindi, a noi ci appetiva il fatto di poter entrare in una vallata dove il padre Alberto non era entrato. E, e siamo entrati in questa vallata, poi riusciamo a scalare questa montagna di 1500 metri più o meno. Scopriamo che non è mai stata neanche registrata, insomma, un po' di cose così simpatiche. E poi riprendiamo il bus e torniamo indietro. E facendo la via non più la ruta 40 ma facciamo la ruta dall'altra parte cioè verso l'oceano atlantico risaliamo e arriviamo dopo varie tappe a Mendoza perché la meta finale del viaggio era scalare la Concagua e eh, tornare a coronare il sogno della spedizione con la scalata la Concagua e tornare a casa quindi già Eravamo in giro da più o meno 50 giorni, 45 giorni, anche abbastanza stanchi, sporchi, insomma, non sto qua a elencare la polvere che abbiamo mangiato in, quel periodo, in, quelle, in quella spedizione. E arriviamo lì a, me, a Mendoza, organizziamo la spedizione, entriamo nel, nella valle, nel parco regionale della Concaua. I ragazzi riescono a, a, ad arrivare in vetta alla Concaua e uno di loro, Jaime, Jaime Ramirez mancavano 6-7 giorni a tornare, in, a, tornare in, a Marcarà in Perù, tira fuori un foglio dalla tasca, eravamo lì che mangiavamo, lui aveva già scalato eh, la montagna e dice, ma io uh, ci ho messo da Orcones al, al, a Plaza de Mulas tante ore, poi da Plaza de Mulas a Nido de Condores tante ore, poi da Nido de Condores. Madonna, magari... Poi Danilo De Condores alla vetta, ci ho messo tante ore. Sommando tutte le ore, facevano adesso, grosso modo, 30 ore, e diciamo: vabbè, eh, perché non proviamo a fare, a fare una corsa in velocità? C'era Ber Valerio Bertoglio, che è un, un, un diciamo così, un, uno skyrunner, diciamo, ecco per dirla in, in breve, uno che comunque ha corso sul cervino, insomma, e lui stesso, calcolando i tempi, dice no, dobbiamo farlo, abbiamo 5-6 giorni, eh, prima di tornare, di tornare in Perù possiamo fare questa cosa qui, tentiamola, ci organizziamo e ci dividiamo i compiti. No? A me tocca di portare giù Jaime fino a Orcones, all'inizio del parco della Concaua, accompagnandolo. Per, eh, per, per poi tenerlo due giorni lì al rifugio, al rifugio di Penitentes e poi organizzarmi per poi farlo partire. Quindi mi danno tutte le tabelle, farlo mangiare alle 11, farlo mangiare alle 4, le cose, e quando arriviamo giù il primo giorno, Jaime mi dice, ma io guarda che ho eh, le scarpe con i buchi nella suola. Come si buchi nella suola? Sì, c'ho dentro i buchi, guarda, c'ho dentro dei sassi nelle suole delle scarpe. Prendo, prendo le scarpe, gli scarponcini, guardo e dico, cavoli qua, cosa facciamo? Chiedo al, al gestore del rifugio, gli dico, ma guarda, voi non avete del silicone qualcosa per aiutarmi? E il, il gestore mi dà del silicone. Silicono i buchi delle scarpe, aveva tre buchi. Silicono i buchi delle scarpe. Metto le scarpe al sole a seccare due giorni, e intanto in quei due giorni lì, io do a mangiare spaghetti alle 11 del mattino, gatto dalle alle 3 del pomeriggio 4 con gli spaghetti, a dormire presto, cioè lo tengo rigido, no? Come mi aveva detto Bertoglio, fai così, devi tenerlo. E poi non potevo comunicare su che Jaime correva con le scarpe buche perché su non avevamo le radio che, che coprivano i 40 km di, 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 che, ci, di, che ci distanziavano. E quindi Jaime parte con queste scarpe buche. La mattina del 24 febbraio a mezzanotte parte, i guardiaparco sono lì che prendono nota, poi avevamo dislocato tre persone, compreso il padre Antonio Zavattarelli che doveva fare la foto di Jaime in vetta alla concava quando lui sarebbe arrivato lui, eh, padre Antonio aveva stimato che Jaime sarebbe arrivato verso le 10 le 11 del mattino per cui se l'è presa comoda dal campo Berlin andare su in vetta invece cosa succede? Che Jaime doppia il padre Antonio cioè lo, lo solpassa appena passato Berlin padre Antonio lo vede che sta andando su di corsa gli corre dietro affannosamente e Jaime Praticamente arriva in vetta alle 9 del mattino e siccome noi gli avevamo detto non scendere finché non ti fanno la foto perché se no nessuno crede a questo record e devi fare la foto con la maglietta con sulle nostre firme che gli era andata il giorno prima quindi era, cadeva a puntino tutto il padre Antonio è arrivato su. Circa tre minuti dopo che Heimer era già arrivato in vetta, quindi ha perso ancora tre minuti ad aspettare il padre. Lui si è fatto fotografare con, con la maglietta, come abbiamo detto noi, e poi è sceso di corsa. Insomma, eh, per essere brevi, ha, ha fatto Orcones, vetta della Concava Orcones in 14 minuti, 14 ore e 59 minuti, abbassando il record precedente. Di Pontoia fatto i primi di febbraio dello stesso anno, era di 20 ore e 35 minuti, quindi di più o meno 5 ore, passa a abbastanza, e a, azzerando il record precedente ancora dei fratelli Menegas, che era di 23 ore, e e, e l'ha portato a 14 ore e 59 minuti, quindi è stato il primo uomo al mondo a scendere sotto le 15 ore. Dopo questa cosa, i giornali un po' ne hanno parlato, insomma, anche la stampa, anche, anche in Perù, qualcuno insomma, gli è arrivato all'orecchio. Quindi ci ha chiamato a Lima, al ministero, a prendere la medaglia. Piuttosto che è un record che poi è stato battuto eh, l'anno dopo, due anni dopo, è stato battuto, ovviamente da Skyrunner professionisti spagnoli piuttosto che venuti apposta per battere questo record quindi con tutti i crismi necessari comprese le scarpe de, le scarpe apposta le tute apposta insomma tutto, tutto un entourage e un allenamento di circa 40 giorni prima di fare una corsa di questo tipo noi in, 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 in 8 giorni abbiamo fatto tutto così diciamo in stile molto molto artigianale, ecco. Perché la concagua questa caratteristica? Cioè perché c'è questa gara, diciamo, ad abbassare le ore di salita perché mi sembra un po' non, non c'è sempre di malaya questa cosa, nella parte malayana. Cioè Silvia sì, Io... Belli nella ricerca dell'impresa il record, sì, insomma, più carti i record eh, no della scalata invernale però mi pare che c'è questa gara proprio ad abbassare i tempi del Sì. Ma perché Praticamente io guardando la concava ho visto un terreno che si presta tantissimo per una roba così. Molto, molto eh, desertico il terreno, molto secco. Una, pie una pietraia di 40 km da Orcones fino a Plaza de Mulas è una pietraia unica. Da Plaza de Mulas a Nido de Condores è un'altra pietra pietraia dove zizzaghi parecchio per arrivare su. C'è pochissima neve, ma proprio poca. Da Nido de Condores a Berlin e da Berlin alla Vetta ce n'è appena, appena un po' di più, ma pochissima, per cui non, hai, non pesti tanta neve, capito? Quindi si presta molto a questo tipo di attività in quota, la quota è molto alta, 6.960 metri, è una quota insomma non da poco. Si presta e soprattutto non ha grossi pericoli, contrariamente ha bisogno, a. Beh, però ha bisogno anche un po' di acclim acclimatamento perché insomma, 6.900 metri. Eh sì, eh sì i ragazzi uno dei nostri, oh no, uno dei nostri ragazzi che l'anno prima aveva fatto il Huascarán piuttosto che montagne di 6.000 metri dopo tre giorni che eravamo lì a Plaza del Mulas abbiamo dovuto farlo evacuare con l'elicottero aveva un principio di edema polmonare, il ragazzo io no, io stavo bene, il ragazzo è dovuto scendere, abbiamo dovuto chiamare l'elicottero contro la sua volontà, perché lui comunque voleva andare avanti, Vabbè, dopo nasce l'orgoglio, poi eh, però aveva metà polmoni pieni di acqua. Va una ma, 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 tornando un po' al ruolo alla, alla, diciamo, delle guide alpine, de, de, delle guide ciabandine, eh, c'è una collaborazione, adesso al di là della formazione, no, che tra l'altro è stata fatta per esempio, che Alberto Pinelli ha fatto molta formazione invece nelle montagne dell'Afghanistan, della anche lì hanno formato guide alpine. Ma sì. c'è una collaborazione invece fattiva, anche solidale, eh, tra le guide con, con le guide alpine, per esempio italiane che vanno. Io mi ricordo c'era Alberto Refa, c'è un sacco di spedizioni, quello che era la guida alpina di Bardonecchia, un sacco di spedizioni diciamo, all'estero. Cioè c'è una collaborazione con loro e portare i gruppi o invece le guide alpine che vengono dall'Europa eh, hanno i loro clienti e non si collegano diciamo con la realtà locale come funziona? diciamo alcune guide eh, vengono giù e vanno in autonomia cioè vengono giù, portano i loro 5 6, 8 clienti e fanno questo montaggio parecchie parecchie si appoggiano anche le guide locali, quindi c'è la guida leader italiana e c'è poi un appoggio locale perché magari quando hai 6-7 persone è meglio essere due guide, anche tre a volte. Quindi una collaborazione c'è, non è tra virgolette così palese, così scontata, ecco, tutte le volte c'è da rimetterla, da, da ricaricare diciamo le batterie, nel senso... Che le guide italiane normalmente puntano comunque ad arrivare giù con i loro clienti poi ovviamente sta al numero di clienti che hanno prendere una guida in più oppure non se è un cliente o due diciamo si arrangiano anche le guide italiane prendono però i portatori i cuochi si appoggiano ai taxisti si appoggiano ai conducenti mulli ai rifugi insomma c'è una collaborazione, non è così, tra virgolette, scontata, non è un timbrare il cartellino, ecco. È una collaborazione costruita, dopo dipende. Ci sono delle guide nostre che sono amici di guide italiane, per cui c'è anche una simbiosi. Guarda che quest'anno non riesco a venire giù io con cinque clienti, te li passo a te, mi raccomando, stagli dietro, però per arrivare a questo tipo di livello, Devi avere proprio una simbiosi forte, ecco perché non è cioè, normalmente ogni guida è un po' gelosa dei suoi clienti, anche perché li ha educati in una certa maniera, seguiti in una certa maniera. C'è anche un feeling nella scalata che a volte, non, soprattutto parlando di montagne complesse. Dopo, se vai a fare un trekking, allora magari mandi anche giù un gruppo di 6, 7, 8 persone e lo affidi a una guida locale, ma sul trekking non hai grossi rischi. Però quando tu devi portare giù della gente a fare per esempio la via Ferrari dell'Alpamaio, piuttosto che la via sul Chakraraku di René Desmaison o la via eh, aperta sullo Yerupakha da Mesner, pensi un attimo di affidare un tuo cliente a una guida peruana che magari non conosci. Quindi deve esserci una simbiosi molto stretta su, sulle, vie, sulle vie diciamo, ostiche, diciamo così, sulle vie complesse. Su quello che invece la normalità, quindi se uno viene a fare un trekking della Corriera della Waiwash, viene a fare un trekking de, 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 dell'Alta Via Don Bosco o dei Rifugi Andini, eh, o il tech in Santa Cruz vabbè, sui tracking si può già mediare di più e c'è una collaborazione anche tra eh, a livello virtuale, nel senso chiamano, si mettono d'accordo via internet, ti mando questo gruppo mi raccomando ecco, dipende sempre da che tipo di eh, di cliente o diciamo di, di scalatore hai, ecco come vivono i peruviani? Poi dopo lascio al Massimo anche per il discorso del documentario, ma come vivono i peruviani la dimensione dell'alpinismo? Cioè quanto, quanto è sentita la dimensione del trekking e dell'alpinismo per, per i peruviani? Per i peruviani anche delle, 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 della città, delle, non solo... C'è diciamo, un... un gruppo um, giovane di ragazzi eh, a Lima che hanno fondato due o tre associazioni di alpinismo, eh, diciamo non professionista, tipo per capirci eh, la nostra, il nostro GMM, gruppo amanti della montagna, GAM, piuttosto che... ecco, questi, questi hanno formato questi gruppi, uno si chiama Merigo Tordoia in ricordo di un loro alpinista che è morto in Cile. Un altro eh, gruppo di ragazzi ha, ha avviato un'attività eh, sul film festival di montagna, si chiama Incafest, per esempio. Eh, un altro gruppo ha fondato il gruppo degli escursionisti eh, della valle di Ticlio, per esempio. Quindi si trovano insieme eh, in maniera non professionale, quindi diciamo dilettantistica, cioè lo fanno per loro, non lo fanno per portare clienti così e si dilettano ad andare in giro a fare esplorazioni. Ovviamente con un'economia domestica più risicata, con i mezzi più risicati e con le possibilità più risicate, ecco, non è andiamo a sciare a Courmayeur o andiamo eh, in, non so a fare il trekking in Himalaya di un mese in giro, cioè, no, non hanno queste possibilità, ecco. Però se la cavano bene, cioè, ce ne sono alcuni che hanno iniziato a fare delle attività anche abbastanza da questi gruppi, per esempio è uscito Richard Hidalgo, per dire un nome, uno scalatore che è morto due anni fa, mio amico, molto amico mio, che è morto in Himalaya, due anni fa mi sembra, sul eh, Choyu, se non sbaglio, sì. Quindi eh, ci sono diciamo anche queste figure, ovviamente parlando di Lima o di delle, delle città, diciamo, metropolitane, quelle più grosse, Tokyo, eh, Ciclaio, ecco, queste città qui, Arequipa, Cusco, cioè, sono città dove comunque eh, diciamo, magari uno non nasce sotto le grandi montagne, però ha un po' più di possibilità economiche per potersi muovere e, e sviluppare anche mh, Diciamo, una passione, ecco. Quindi, Giancarlo, visto che siamo quasi, diciamo, al, al vicino all'ora, eh, volevo chiederti: questa attività delle guide, la scuola ha creato proprio una un'economia locale che prima non c'era, quindi negli anni si, si è sviluppata, come dicevi prima, eh, delle proprio delle comunità, delle famiglie, le, insomma, si, è creata, si è creata anche ricchezza, si è data una prospettiva a, queste, a questi ragazzi, non solo con le guide, con l'attività di accompagnamento in montagna, ma anche con l'artigianato locale, con sì. eh, diciamo, altre attività locali, tra cui mi, mi parlavi, della, ad esempio, ci sono degli artigiani molto bravi a lavorare un, un legno particolare, che sì. proprio... Da questo nasce poi diciamo, la storia che è l'oggetto del documentario che domani per chi vuole vederlo sarà trasmesso su, su Rai, sulla Rai, su Geo. e Ci racconti un po' la, la storia che c'è dietro al, a questo documentario? Sì, domani, domani su Rai 3 alle 18.10 nella trasmissione Geo e Geo proietteranno questo documentario dal titolo L'arte del Maggai. Il maghei è un legno particolarissimo che praticamente è la colonna diciamo, vertebrale del cactus, viene spolpato il cactus e resta questo legno leggerissimo che nell'antichità gli spagnoli utilizzavano per costruire le immagini sacre. Quindi su questo legno costruivano intorno un'immagine sacra o con il gesso o con altro legno un po' più pesante oppure incollando questo legno e poi le, le immagini sacre vengono messe su delle portantine e le portantine portate nelle piazze quindi molto più leggere di un legno normalissimo da qui è nata l'idea eh, di Luigi Cammarotta questo regista eh, che appunto collabora con la RAI di creare questo documentario qui lui eh, a più riprese ci siamo sentiti, quindi io ho organizzato anche tutta la parte della logistica laggiù eh, per indirizzarlo nei posti dove poteva trovare eh, diciamo, i soggetti, le persone e anche i luoghi mh, dei nostri laboratori dell'operazione Mato Grosso che lavoravano con questo tipo di legno, quindi i ragazzi giù hanno aperto i laboratori per poter fare entrare la troupe che faceva le riprese. E, e poi io ho gestito eh, varie cose, anche la traduzione di tutti i testi di questo documentario, anche alcune riprese che poi eh, sono state eh, pescate, per esempio delle riprese fatte sulla Cordigliera Blanca, e in, certi, in certe zone che sono molto interessanti. Quindi è uscito un documentario molto, molto bello, suggestivo. Io ho visto la clip di questo documentario, piacevole soprattutto. Eh, scoprire il Perù che non conosci, cioè. cioè non è andare a Machu Picchu, Titicaca e Nasca, eh, ma entrare in certe vallate dove mai nessuno è entrato ti lascia un po' stupito, cioè dici cavoli, ma ci sono queste costruzioni eh, di 6, 7, 12 metri di altezza che lì, lì laggiù li chiamano los Rascacielos de los Andes, che sarebbero i grattacieli delle Ande costruiti dalla cultura Yarowilka che sono le culture precedenti gli Incas quindi del 1000-1200 ci sono delle cose interessantissime che non in sto qua a dire tutte se no vi faccio vedere il documentario <ride> però è molto bello molto si parla anche di quella statua lignea che è finita sulla scrivania del Papa o no? <ride> Ho no, detto forse no, quella, quella no, perché quando si stava girando il documentario, non so, quella linea lì eh, era ancora, cioè, era ancora, tra virgolette, in fase embrionale, nel senso che parallelamente è stata regalata al Papa nel 2018, il documentario è iniziato la, la, le riprese quel, più o meno 2019, 2018, però. E quella, la, quella statuetta lì che è andata a finire sulla scrivania del, del somo pontefice è stata una sorpresa per noi bellissima cioè per noi soprattutto per gli artigiani i ragazzi che seguono questa attività di scultura non è del legno maghei questa statuetta è di un altro legno fatta però da un artigiano nostro e è stata regalata al somo pontefice nella sua visita che ha fatto nel 2018 dalla Conferenza Episcopale Peruana, cioè la i Vescovi del Perù hanno ordinato ai nostri artisti di Chiacas, del villaggio dove c'è uno dei più grossi laboratori di scultura del legno eh, che abbiamo in Perù, è stata commissionata, diciamo così, questa statuetta, è stata fatta da questo artista che si chiama Miguel, e poi è stata consegnata ai Vescovi perché la potessero regalare al sumo pontefice. Per noi il lavoro era finito lì. Quando vediamo, abbiamo visto questa statuetta sulla scrivania del, del, di Papa Francesco, ogni volta che va un, un, un ambasciatore, un presidente della Repubblica, piuttosto che normalmente i fotografi che fotografano lo studio del Papa, fotografano il Papa con in parte il, la, la, la personalità del momento e c'è sempre questa statuetta. E quindi noi, dopo la terza volta che abbiamo visto la fotografia, i miei amici hanno detto, ma Giancarlo, guarda che quella lì è la statuetta che ha fatto Miguel eh, quando è venuto il Papa, eccetera, eccetera. E abbiamo ricostruito proprio tutto, quindi gli ho detto mandatemi le foto del, della, della scultura, dello scultore che ha fatto la statuetta. E loro mi hanno mandato la foto di questo Miguel che sta disegnando e poi scolpendo questa statuetta, la statuetta finita. E poi le foto che ogni tanto compaiono su so, anche le riviste di speciali. Anche oggi è uscito un articolo sull'osservatore romano che diceva di questa statuetta. Incredibile, cioè, per noi è una cosa veramente molto bella. Cioè, ci fa piacere ecco, ci fa piacere che i ragazzi poveri delle Ande sono riusciti ad arrivare fino sulla scrivania del Sommo Pontese con una statuetta, guarda, guarda caso, di San Giuseppe che il sommo pontefice è molto molto devoto di questa, di questa di questo santo è una statuetta che cioè, non avresti mai pensato, una cosa così, ecco, per Beh, cui è, è, un, è un onore è un onore bellissimo! Ecco, ci fa ecco gratifica anche il lavoro di 50 anni di attività di tutti i ragazzi dell'Operazione Mato Rosso, di tutti coloro che in tanti modi hanno aiutato perché questo progetto potesse andare avanti. Ti ricordo che in Perù artigiani che lavorano il legno e la pietra sono quasi 400 solo i maschi, poi ci saranno 150-200 donne che lavorano a maglia, tombolo, ricamo, eccetera, eccetera. E più ci sono queste 17 guide di montagna, un gruppo di eh, tecnici in archeologia un gruppo di infermieri, un gruppo di muratori, un gruppo di idraulici, cioè dopo c'è una vastità di, di, di diciamo, attività avviate sulle Ande proprio per valorizzare il posto dove loro sono nati. Quindi se tu metti insieme tutti questi numeri, saranno mille, saranno 2000 che abbiamo aiutato, moltiplicalo per 3-4 che è la moglie, i figli. Il papà, la mamma, cioè, Per cui facendo così, diamo lavoro là nelle loro montagne. E quel reframe che sempre si usa no, da noi, che è diventato un po' un reframe, un po' politico, no? che aiutiamoli a casa loro, no? quella roba un po' così detta, a volte detta un po' anche con una certa faciloneria, nel caso dell'operazione Mato Rosso, ha un senso ben profondo, cioè, aiutiamoli a valorizzare la loro terra, le loro radici, a non abbandonarle, a vivere là, ma a, trova a trovarci da vivere, non a segregarli là, ma a ricavarci un, eh, un futuro con molta dignità. Giancarlo, mh, come, che dire? Con questo racconto chiudiamo la, la diretta di, di oggi, che è stata sì. veramente ricca di, di racconti eh, interessanti. Eh, ricordiamo domani l'appuntamento. Con la proiezione del documentario per tutti quelli che ci hanno ascoltato che insomma, eh, se avete assistito alla diretta non potrete perdervelo e niente vi ringraziamo giancarlo per essere stato in grazie grazie, 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 grazie grazie paolo grazie massimo grazie, grazie a tutti voi un abbraccio arrivederci grazie. ciao 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 oh, grazie ciao a tutti e ci vediamo ciao. la prossima settimana grazie